nuovo video. Oggi apriremo insieme, anzi deboxeremo insieme, questa Novi Stars. Questa è Ali Electric, questa qui. Io l'ho trovata in offerta a metà prezzo, quindi l'ho pagata sui 10 euro. Mentre invece il prezzo, quello che il prezzo originale era sui 20 euro. Adesso la vediamo assieme più nel dettaglio e poi la apriamo e la proviamo, perché se io tengo premuto questo fa le luci, però ha le pile scariche perché ovviamente è un sacco di tempo, quindi io ho comprato le pile e le andiamo a cambiare insieme e la riproviamo quando è piena di carica. Allora, vediamo che la scatola io la amo perché è fatta, allora andiamo ad allontanare un po' così la vedete bene forse, ok, è fatta a trapezio come potete vedere e il packaging è fantastico, a me piace un sacchissimo, questo stile un po' alieno è bellissimo, ha quindi la sua figura disegnata qui, come possiamo vedere, però un vestitino diverso perché qua c'è un teschietto, mentre qua c'è una rosellina. Peccato. E qua appunto dice I light up, perché si illumina. Poi c'è di nuovo lei, che dice I blush in colors. E poi qua c'è una breve descrizione di chi sono. In pratica sono degli alieni che sono arrivate sulla Terra per vedere che cosa succede. Infatti qua dicono What's on Earth is going on? E poi c'è una breve descrizione che dice che sono arrivate sulla Terra per provare nuove cose, migliorare le loro fashion trends, per fare nuove amicizie. E qua c'è una breve descrizione di questa aliena qui. Quindi questo è il packaging di come è fatta, è molto molto bella, a me piace un sacco. Adesso vado ad aprirla e andiamo a vedere assieme come è fatta nel dettaglio. Ok, allora è stata un'impresa, però ce l'ho fatta. Quindi questa è la nostra bambolina, è veramente bellina. Cioè, l'unica cosa che vorrei dire è magari la prossima volta mettete più capelli, perché vedendola così sembra un po' pelata. Quindi vabbè, poi sarà anche da tanto tempo confezionata, per cui devo mettergli un po' meglio i capelli. Anche se pensavo sinceramente che ce li avesse un po' più lunghi. Invece ho questo taglio corto dietro e davanti lungo. Dovrò farle un bagnetto perché penso che questi capelli da soli non tornano giù e quindi dovrò sistemarli un pochettino, ovviamente facendo sempre attenzione a non bagnare il circuito, perché cioè la parte elettrica, perché non sarebbe carino. Allora vediamo un po' com'è fatta, anzi prima guardiamo l'animaletto. Questo è l'animaletto che si chiama High Def e non ho idea di che cosa sia sinceramente. È una cosina verde con le ali e ha questa maschera futuristica argentata e ha questa cosina che sarebbe un teschietto forse, ma non ho idea di cosa sia. Questo fiocchettino fucsia bellissimo che ci fa capire che è una femminuccia, presumo. Poi c'è questa coroncina che è per noi, quindi possiamo indossarla noi. Poi c'è questo che è il piedistallo, che è bellissimo, e questo piedistallo si illumina al buio, a forma di pianeta, con un fiocchetto. E poi c'è lei, allora, ha queste antenne argentate stupende, questa pettinatura a fiocchetto che amo, non so come hanno fatto a farla. Dovrò studiarmela bene perché è stupenda questa frangetta. E poi questo taglio, come vi dicevo, che è più corto qua sotto e più lungo qui sotto. Vedete che sotto ha i capelli neri e sopra quelli fucsia. Ce li ho anche io così, adesso che ci penso, ho sotto quelli neri e sopra quelli rossi. Fantastico.
però non ho il fiocchetto in testa, forma con i capelli, fatto con i capelli. Beh, bellino, però mi piace un sacco. Poi ha, allora, questi occhietti, anzi occhioni, rosa glitterati con dei cuoricini nelle pupille e delle ciglia lunghissime dorate. Un difetto che c'è, se vedete, è che qui le ciglia sono più corte e non sono dorate come queste. Poi ha questa pelle verde, da alieno proprio, e il corpicino che è verde glitterato trasparente, con questo braccialettino stupendo, questo vestitino corto, e qui c'è una rosellina, e poi le gambe che sono sempre dello stesso colore ovviamente delle braccia, e poi queste scarpe col tacco ovviamente dorate. Poi dietro vediamo che ha questo zainetto che in realtà non è altro il congegno che serve per far illuminare le gambe. Quindi adesso andiamo anche a cambiare le batterie, le pile, così vediamo l'effetto che fa proprio da nuova. Eccomi qua, quindi le ho cambiato le pile e adesso vediamo l'effetto che fa. Sì, è decisamente più, il colore è più brillante. Bello. Il zainetto volendo si può anche rimuovere. Infatti, quindi noi possiamo tenere la nostra bambola semplicemente così, che aggiungendo, che aggiungere lo zainetto e fare in modo che faccia la luce. Bella, ci piace. Devo guardare quando compro le altre se hanno questa cosa qui dietro, ma non credo. Però magari si può interscambiare, quindi posso mettere a questa, cioè all'altra, lo zainetto, quindi si illuminano anche le sue di gambe. Non lo so, proverò a vedere quando prenderò anche l'altra. Intanto dovrò mettere a posto i capelli a questa cosina. Ecco, però questo è utile perché posso togliere lo zainetto e quindi farle in bagno senza problemi. Ok, quindi questo era tutto ciò che c'è all'interno della confezione, così è messa sul suo piedistallo, questo è il suo animaletto e c'è la coroncina, è veramente carina, a me piacciono un sacco queste. Non ho mai visto il cartone animato sinceramente, però penso che lo vedrò, perché mi sono piaciute come bambole, cioè almeno questa mi è piaciuta molto. Poi prenderò anche l'altra e ve la recensirò in un altro video. E intanto le sistemo questi capelli che sono orribili e poi ve la farò vedere in un prossimo video sistemata. Io intanto vi mando un bacio, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e al prossimo video. Ciao!